Per celebrare i suoi 50 anni di attività, l'AISME, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, ha organizzato un party scientifico in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità per fare il punto sulle strategie terapeutiche oggi a disposizione, strategie sempre più personalizzate sul singolo paziente, grazie a farmaci innovativi e maggiormente efficaci nel controllo di malattia nel tempo. Nel corso del party scientifico si è parlato non solo di terapie, ma anche di stili di vita, alimentazione, attività fisica, realtà che impattano positivamente sulla qualità di vita di ogni singolo paziente e anche dei loro familiari, che hanno partecipato numerosi all'evento che si è svolto nei giardini dell'Istituto Superiore di Sanità, dove erano presenti anche degli stand informativi e la possibilità di imparare a conoscere la sclerosi multipla anche attraverso il gioco per i più piccoli. Negli anni le strategie terapeutiche per la sclerosi multipla sono molto cambiate. Vogliamo vedere i trattamenti più interessanti oggi, più innovativi e anche dei percorsi molto personalizzati per i pazienti. Lo scenario terapeutico per la sclerosi multipla è in continua evoluzione. Forse per la sclerosi multipla come per nessun'altra malattia neurologica. In effetti abbiamo sempre a disposizione nuovi farmaci, ogni anno ce ne sono alcuni che arrivano, altri che sono lì per arrivare, e questo ovviamente impone ai medici più agio nella scelta terapeutica, però anche delle considerazioni che possono non sempre essere comode. In effetti adesso, come accennava bene, è importante capire come utilizzare in modo personalizzato i farmaci. Sappiamo che la sclerosi multipla non è una sola malattia, si manifesta nelle diverse persone con modalità molto differenti, e questo probabilmente chiama in causa dei meccanismi fisiopatologici differenti che necessariamente possono essere aggrediti bene da un farmaco ma non per l'altro. Oggi purtroppo non abbiamo a disposizione strumenti che ci aiutino a capire in anticipo quale paziente risponderà bene per quale trattamento, quindi dobbiamo un po' procedere per tentativi. Ci sono alcuni farmaci che agiscono certamente su una fetta maggiore di pazienti e quindi possono essere utilizzati con sufficiente sicurezza, altri invece funzionano molto bene ma dobbiamo identificare i pazienti in modo molto, molto specifico. È importante non fermarsi al primo trattamento, di fronte al fallimento terapeutico cambiare il farmaco, perché non è detto che la malattia che si dimostra difficile da controllare con un farmaco non possa poi essere ben controllata con un altro farmaco. Ci sono tanti farmaci che arrivano e agiscono tutti sul sistema immunitario e anche in modo indiretto hanno un'azione neuroprotettiva. Questo è un farmaco che facilita la rimielinizzazione e verosimilmente insomma promettente, avremo dei risultati già nei prossimi anni. Tra i diversi farmaci, certamente quelli più interessanti sono quelli che agiscono in modo molto selettivo attraverso anticorpi monoclonali oppure attraverso meccanismi innovativi, permettendo un controllo della malattia con con un rispetto sufficiente di quella che è l'immunità positiva, dell'immunità che deve difenderci dalle infezioni e dai tumori. Questo rimane un punto critico, perché certamente sappiamo che per avere un'azione importante sulla malattia dobbiamo usare farmaci molto efficaci, e abbiamo dati di sicurezza per ciascuno dei farmaci che arriva nella pratica clinica, però limitato per un tempo di 2-3 anni, anche se poi ci sono periodi di osservazione più lunghi. Quindi certamente le informazioni che abbiamo a ridosso dell'approvazione dei farmaci sono incoraggianti, ma non possiamo considerarle definitive. Abbiamo bisogno dell'esperienza cosiddetta in real world, nella reale pratica clinica, per capire quale farmaco davvero si rivelerà il farmaco che cambierà la storia clinica dei pazienti. Nella giornata di oggi, qui all'Istituto Superiore di Sanità, in cui ospitiamo un evento, un party scientifico per festeggiare i 50 anni della fondazione dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, si parla di molte cose. Parliamo di terapie, delle tante terapie oggi disponibili per questa malattia, ma parliamo anche di tutta un'altra serie di fattori, che sono fattori ambientali, stili di vita, che sono peraltro comuni a molte delle malattie che affliggono la nostra società, il mondo occidentale, e che sono la dieta in particolare, una scorretta dieta ricca di grassi animali e di sale può essere un fattore di rischio molto importante per tante malattie.
e compresa la sclerosi multipla. Si parla di fumo, del fattore di rischio, che è un grosso fattore di rischio per la sclerosi multipla, e quindi l'Istituto mette in campo tutto quello che riguarda la prevenzione, e quindi il telefono verde contro il fumo. E ci sono poi altri stand che riguardano esposizione alle radiazioni solari, quindi la vitamina D, l'attività fisica, un'attività fisica ovviamente è un'attività fisica adattata per le persone con sclerosi multipla, ma è anche uno stile di vita che riduce il rischio di sviluppare tante patologie. Quindi insomma ci sono tante cose in ballo in questa giornata, comprese anche giochi per i bambini, per cominciare a crescere anche una nuova generazione che si interessa alla scienza e che ci auguriamo possa essere veramente di interesse, possa informare ma anche divertire tutte le persone che stanno popolando in questo momento questo magnifico giardino.